Allora io volevo però è uscito niente, vabbè io parlo lo stesso giustamente, ma volevo scusarmi col signore di prima con cui ho veramente argomentato, perché io non accetto dal punto di vista dialettico che una persona mi dica ma io sono lettore del PD. Io credo che noi chi siamo qua a fare eventualmente, poi possiamo avere posizioni diverse, però io ho al massimo rispetto sia dell'elettore del PD che dell'elettore del PD. La signora Bonomi la conosco da qualche anno per amicizia di famiglia, tengo parimenti in considerazione, poi posso non essere d'accordo, però non credo che dire io sono elettore del PD sia un titolo di merito nei miei confronti o in quelli del suo, cioè al di là di chi è uno di chi vota, cioè noi siamo qui a fare gli interessi dei cittadini e se i cittadini hanno delle posizioni contrarie a quello che diciamo eventualmente ovviamente manifestano e ce l'hanno descritto. Io condivido meno le preoccupazioni in materia di abilistica, ci sono degli studi che trovo comunque convincenti. Credo, come per cui parlo anche come Presidente della Commissione che si occupa di urbanistica e di commercio soprattutto, credo che sia nostro interesse, come diceva la consigliera Grandi, lavorare su dei progetti nella piazza, perché a me interessa, come peraltro ha detto qualche cittadino, io credo, perché qualche consigliere, interessa lavorare su cosa si fa di quella piazza. Io la chiamo piazza, per me la differenza tra Formula Parte e Piazza Castello, l'ho detto anche nell'assemblea, è che per me Formula Parte può essere per forza una strada di scorrimento, invece la piazza mi piacerebbe che venisse vissuta come tale e non come via di scorrimento, e in questo senso approvo l'idea della penalizzazione della piazza. Un'altra cosa però la voglio dire, l'avrei detta con più forza se l'assessore fosse stato presente, ma colgo l'occasione di avere qui i rappresentanti degli uffici, se il presidente D'Onofrio non mi risponde perché vorrei interloquire con gli uffici. Io faccio questa osservazione, cioè partendo dal presupposto che io invece non ho delle informazioni che sono state date, le trovo esaurienti, anch'io ho la curiosità della consigliera Grandi rispetto a quella slide, poi ce la chiarirete. Però la cosa è un'altra, secondo me. Noi facciamo delle osservazioni. Scusate, grazie. Noi facciamo delle osservazioni con questo documento. Facciamo delle osservazioni di stampo viabilistico e prepareremo peraltro un altro documento sull'assetto dei mezzi pubblici un po' nell'area tra Pagano, Moscova e Castello. Io vorrei un'interlocuzione un po' diversa con gli uffici, nel senso che anche la vicenda di Area C, al di là di cosa se ne pensi, o persino la vicenda di Via Mercato su cui è intervenuto in passato, non stasera, il signor Garrone, cioè io a volte ho la sensazione che noi votiamo, approviamo e poi c'è qualcuno che dice no, ma tanto non è così. Ecco, la differenza tra la parte amministrativa e la parte politica è che la parte politica poi si sottopone al giudizio degli elettori, ovviamente, non ve lo devo insegnare io. Allora io vorrei prendermi la responsabilità degli errori che faccio dando delle indicazioni, ma non degli errori che eventualmente fa un ufficio. Allora nessuno sta dicendo che qualcuno abbia fatto degli errori, ma io intendo che le osservazioni che noi facciamo su questo documento relativo a Piazza Castello e quelle relative a, per esempio, alle osservazioni che faremo sui mezzi pubblici nel prossimo mese vengano prese in considerazione, cioè gli interventi che abbiamo fatto circa la denominazione eventuale della linea 77 dal centro di Milano, che i numeri ci dicono può essere anche soppressa, poi ricordo che con Area C, con Expo sono previsti flussi di migliaia, di centinaia di migliaia di persone, di milioni, per cui magari quando facciamo i dati sui numeri oggi ricordiamoci che forse tra un anno i dati di oggi, almeno sull'utilizzo dei mezzi, non saranno gli stessi. Allora io vorrei che dalla parte politica, anche dal Consiglio di zona, vengano delle osservazioni che non è che si risolvono nel flusso ci dice così, perché a volte ci sono delle scelte che magari non sono sempre perfettamente fedeli nel rapporto con i numeri, ma che diventano interessanti nel momento in cui noi distinguiamo per esempio un servizio pubblico da un servizio privato. Se ATM è pubblica, se Amat è l'agenzia della mobilità, a volte c'è un'indicazione che la politica si prende la responsabilità di dare, anche quando magari differisce minimamente dal numero, perché è quello che distingue il servizio pubblico dal servizio privato. Il servizio pubblico copre tratte che economicamente non sono sempre convenienti, ma possono avere un'utilità di servizio di prossimità.
Per questa ragione, ovviamente, se ci verrà detto di no a delle osservazioni che faremo, mi aspetto, questo lo dico agli uffici, l'avrei detto anche all'assessore, che siano non solo supportati da numeri della risposta e non il semplice no, ma da ragioni convincenti, perché io difendo gli errori, difendo, come dire, le azioni che porto avanti, prendendomi anche i fischi della cittadinanza, mi prendo la responsabilità degli errori che faccio io, non di quelli che fanno gli altri che non vengono eletti. Grazie. Sì, grazie Presidente, ma io volevo dire proprio due cose molto brevi sul concetto della pedonalizzazione della Piazza Castello. Io sono ovviamente favorevole e lo trovo un progetto di evoluzione della città, non è un progetto ideologico, forse lo si può ascrivere al tema del progetto ideale più che ideologico. Io ritengo che la città sia sostanzialmente un organismo che cresce, muta ed evolve, e l'evoluzione deve essere in qualche modo accompagnata. La trasformazione di questa piazza serve per creare una, come ha detto giustamente l'ingegnere Gazzola, questa lunga via pedonale che da San Babi la porta al parco e amplia la zona di fruizione che sta davanti al castello e davanti al parco. L'arrivo di Expo, l'arrivo dei turisti di Expo, ma anche dopo, non può che creare una valorizzazione di per sé della piazza, cioè il solo fatto di avere una zona pedonale che può essere fruita da cittadini, da turisti e da persone che usano la città. È un punto di vantaggio per la città e per la cittadinanza. Dal punto di vista, io ritengo di sì, io credo che questo sia proprio il succo e il nocciolo, il significato di questa penalizzazione. Il tema che è stato criticato del parallelismo con Times Square o con altre piazze che sono state fatte dallo stesso gruppo di architetti a Copenaghen, per esempio, e anche a Helsinki, se non sbaglio. Non è il fatto che siano piazze uguali o assimilabili, con più o meno negozi, con più o meno cartelloni pubblicitari o grattacieli, è proprio la funzione che nasce dello spazio, cioè uno spazio diverso che può essere utilizzato in modo diverso e in modo sociale, e quindi creare uno spazio di socializzazione per i fruitori della città, che siano essi cittadini, che siano essi turisti. Ci sono delle indicazioni, al di là del fatto che il progetto è un progetto sperimentale, è già stato detto, ricordato più volte, ed è un progetto, la sperimentazione nasce proprio per il tentativo di non forzare una cosa, ma vedere cosa succede in una situazione prolungata per un periodo di tempo sufficientemente lungo e con un numero di persone sufficientemente alto, che è quello che arriverà con Expo. Persone che peraltro, ricordo, porteranno un beneficio alla città di Milano, non soltanto in termini di scambi culturali, ma anche proprio in termini economici, perché è gente che viene qua e spenderà nella città di Milano. E il creare un ambiente di questo tipo non può che essere di beneficio alla città. Dal punto di vista dell'estetica, purtroppo ciascuno di noi ha punti di vista diversi, io per esempio l'Expo Gate lo trovo bello, mi dispiace, lo so, credo di essere forse l'unico all'interno di questo consiglio che lo trova bello, così come trovo bello il Boburg infilato in mezzo, ma è quello il concetto, è qualcosa di diverso, di nuovo, che sfida la conservazione. Il Boburg c'ha 30 anni, dai. Quando è stato costruito fu un pugno dell'occhio piuttosto violento per i pallini 30 anni fa. Io ritengo che la città debba crescere in questo modo, e per crescere la città deve anche sfidare a volte delle idee contrarie. Io credo che questo, che la pedonalizzazione della piazza sia una necessità per la città. Io un'ultima cosa, anni fa sono
ero bambino, insomma, quando sono state penalizzate via Dante e corso ritorno a Noire. Ci furono una serie di proteste, polemiche, articoli che attaccavano Tognoli per le scelte che aveva fatto. Io credo che adesso come adesso, se si pensasse anche soltanto di tornare alla Milano degli anni 60, con via Dante e corso Vittorio Emanuele trafficabili, corso Vittorio Emanuele no, ma via Dante corso Vittorio Emanuele trafficate e coi parcheggi in Piazza della Scala, credo che chiunque qua, non soltanto io, si metterebbe le mani nei capelli. Grazie. Grazie, capire che ma velocemente, io capisco le perplessità dei residenti, anche noi siamo tutti in questo consiglio, siamo più o meno residenti nella zona, per cui capiamo che le difficoltà possono, i timori ci sono, eccetera. Io però volevo dividere un attimo i problemi, perché in alcuni interventi c'è stata un po' una sovrapposizione di quello che sarà il timore del futuro, che comprendo, e una valutazione della situazione attuale. Mi riferisco in particolare alla sporcizia, al degrado del parco Settore, piuttosto che ai parcheggi che non ci sono, eccetera, che fanno parte di un oggi che non può essere completamente pure attribuito alle problematiche della eventuali problematiche del castello. E in questo lo dico perché su questi temi noi siamo da 2 anni e mezzo, da quando siamo insediati qui lavorando, e ci farebbe molto piacere e tutti quelli che portano dei contributi su questi temi dell'oggi, quindi come si può fare, che interventi, che segnalazioni ci possono essere sul problema dei rifiuti in un parco, come può essere vissuto il parco, e da un lato questo anche dal lato ambientale, dal lato invece della polizia locale, i famosi discorsi sulle multe, sulla sosta abusiva, che sta tantissimo, su cui stiamo tantissimo lavorando, e che se ne abbia la percezione, gli aumenti delle multe sono triplicate da almeno un anno e mezzo in questa parte, e quindi ci aspettiamo di questo vostro contributo, anche perché insieme, se fossimo in costante e continuo lavoro, io penso che si potrebbe arrivare a maturare queste decisioni, a lavorare su questi temi in maniera più condivisa, ed arrivare quindi a comprendere di più certe motivazioni e certe possibili cose da sperimentare, e che possono essere magari in futuro discusse insieme. Quindi io penso che questo, speriamo che queste discussioni non finiscano qua, ma che da parte vostra ci siate pure sempre, venite quando volete, anche non solo in questa situazione, per vedere che cosa possiamo migliorare insieme, quello che sarà gli effetti anche di questo come di altri interventi. Grazie.